Quindi con questi due obiettivi in mente, noi abbiamo cominciato a programmare eventi ed effettuare questi, organizzarli insieme a associazioni. Siamo partiti da soli in quattro, dicevo, man mano che passava il tempo, attorno a noi è cominciato i parenti, perché come diceva prima Giovanni Riccardi, sentivano tutte le sere e in qualche modo c'era una tensione, riusciremo ad ottenere qualcosa, e quindi la tensione era abbastanza palpabile. Quindi prima i parenti, poi gli amici, man mano che le manifestazioni erano fatte, si accorgono dell'entusiasmo di come le fai queste cose, e cominciano a venire anche le persone interessate, parenti dei pazienti, i pazienti stessi vengono, chiedono, eccetera. Nessuno di noi è medico, questo lo diciamo immediatamente. La cosa che viene detta a tutti gli eventi che noi facciamo è perché il tema è molto delicato. Ha a che fare con persone che ripongono nella ricerca la speranza. E questa speranza in qualche modo deve essere ripagata. La prima cosa che dico sempre è non bisogna illudere. Questo sarebbe l'errore più grande che si possa fare. Bisogna fare tutto con onestà. Illudere le persone, soprattutto queste persone che sono fragili, non ce lo possiamo permettere e non è per nulla corretto. Quindi la prima funzione dice non bisogna illudere perché ripongono non la speranza, il lavoro che facciamo nei nostri laboratori è la loro speranza. E l'attività divulgativa serve anche per in qualche modo proteggere la speranza di queste persone. Noi ci siamo accorti che ci sono. E il caso Stamina, ne faccio un esempio, ma ce ne sono molti altri che sfruttano queste debolezze perché si trovano in momenti di debolezza psicologica. Chi capita di avere dei pazienti in famiglia è in qualche modo scombusso dalla vita delle persone. E quindi il compito del ricercatore, il compito del docente, il compito della comunità tutta, cominciando dalla comunità politica, è quello: sì, noi l'alimentiamo, dobbiamo contribuire insieme a tutti gli altri a proteggere la speranza di queste persone. Quindi, con tutta questa filosofia in mente, siamo partiti. Siamo partiti, quando dico siamo partiti, questo è l'evento, diciamo, più grande che abbiamo fatto, una gala di danza al Teatro Fraschini. Abbiamo invitato cinque scuole, quindi sono messe un po' in competizione tra di loro, Pavesi, ma anche una scuola di danza di Milano, quattro ballerini della Scala, conoscevamo di Fulco, che veniva da Amici, aveva dato la Scala, insomma, siamo riusciti ad organizzare questa serata. Abbiamo riempito il teatro con i ballerini, eravamo in 600 in questa manifestazione. Non vi dico l'energia spesa per l'organizzazione, tenete presente che in tutto questo contesto noi continuiamo a fare lezioni, continuiamo a fare esami, e il laboratorio, quando c'era da registrare, si doveva rimanere a fare quello. Quindi questo è il nostro gruppo, e voglio innanzitutto ricordare la Claudia e Francesca, che sono veramente le due colonne portanti di questo crowdfunding, il professor Toselli è collega, la professoressa Albertini, che ai tempi era il direttore del nostro dipartimento, e tutti gli altri sono gli studenti che ci hanno dato una mano significativa in questa organizzazione. Bene, questa è solamente una parte, non è aggiornata. Sono tutti gli eventi colorati in modo diverso, quindi eventi divulgativi colorati in azzurro, quelli ricreativi invece in giallo, non sono tutti, e questi sono fatti all'interno della città di Pavia, e come diceva prima abbiamo coinvolto la popolazione, in qualche modo ci ha seguito molto bene. All'inizio chiamavamo noi i giornali, poi sono stati loro a venirci a cercare. Avete visto prima anche il sindaco, l'assessore canale, ci sono assessori provinciali anche che hanno seguito. Questo solo all'interno dell'Università di Pavia, e poi con le nostre varie conoscenze siamo andati a Val di Dentro, ci hanno organizzato un barbecue gigantesco, e io sono salito poi nel dicembre dello scorso anno a fare un seminario da loro. Io sono brianzolo, abito in Brianza, quindi ho fatto anche degli interventi in Brianza. Francesca di Bergamo ha dato all'ordine di Bergamo, naturalmente coinvolgendo sia gli ordini che i Rotary, i Lions, insomma, dove potevamo pescare, abbiamo pescato.